voi in realtà ci hanno detto che vi siete sentiti a casa, che vi siete sentiti in famiglia, ed era questo lo spirito con cui noi abbiamo organizzato CILAB. Questo è lo spirito di CILAB: casa, famiglia. Quindi noi siamo molto soddisfatti della vostra soddisfazione. Successo per la 2 giorni di CILAB, l'evento fieristico firmato dalla Capaldo S.P.A. tenuto presso la moderna struttura di via Santorelli ad Avellino. CILAB, che sta per Laboratorio Capaldo per la ricerca, sviluppo, innovazione e sperimentazione, è un evento di grande rilevanza nei settori di ferramento e giardinaggio. 178 le aziende presenti quest'anno, un'opportunità unica per i partecipanti di immergersi in un mondo di innovazione, tendenza ed esperienza. Clienti e fornitori, poli opposti della filiera, si incontrano in un appuntamento che coniuga divertimento e business, spazi espositivi, catering, cabaret, cena e piano bar, perché nella filosofia dell'azienda al primo posto c'è l'ospitalità. Il CILAB è giunto alla sua seconda edizione nel 2023, quindi Avellino è stata riempita di giallo e nero, i nostri colori, e per i nostri clienti. Tantissimi sono venuti da tutte le regioni del centro-sud Italia, siamo veramente orgogliosi di aver portato tanti clienti e tanti fornitori anche in Irpinia. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere la nostra azienda, anche la nostra terra, il nostro modo di lavorare, quello che è il nostro modo di essere famiglia con i nostri collaboratori e tutti quanti insieme per rendere sempre più leader questa azienda. Beh, nonostante il tempo non abbia aiutato, le affluenze sono state maggiori rispetto a quelle della prima edizione, quindi sono state circa 10.000 le persone che hanno raggiunto Santorelli, hanno raggiunto Avellino, per cui siamo estremamente orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto. Un incontro con la nostra clientela che spazia dalla Sardegna all'Emilia alla Sicilia e che vede presente un bel numero di espositori, sono 178. La nostra forza è l'accoglienza, che ci piace dire appunto è il nostro punto forte, perché noi teniamo molto ai rapporti con le persone. Il rapporto deve essere, oltre che professionale, deve essere anche umano, e a noi piace confrontarci con tutti e su tutto quello che c'è da fare. Le 3 giornate sono state abbastanza intense. Noi siamo molto soddisfatti perché abbiamo registrato una grossa soddisfazione da parte dei clienti. Questa è la famiglia.